Allora, vi faccio vedere come sto allargando un paio di jeans. In pratica, io mi sono scucito l'orlo, un po' di orlo e la parte laterale, però arrivato a questo punto, anche se io dovessi scucire questa cucitura, avrei un problema a questo lato. Allora, che faccio? Io da questo lato mi taglio il tessuto fino alla parte dove c'è il bottone, stando attenti naturalmente a non tagliare la tasca, anche se un po' di tasca si taglierà, però dopo la devo riprendere. In pratica taglio questo pezzettino e quest'altro pezzettino dove c'è la cucitura, però ripeto solo da sopra, perché praticamente diventa complicato quando ci sono questi travetti e quei bottoni. Allora, io la fascia che mi sto facendo è in ecopelle, quindi vi farò vedere tutto il procedimento come faccio. Allora, il cinturino me lo taglio a metà e me lo scucio per un po', perché devo arrivare fin lì, cioè praticamente quando cucio il cinturino lo devo arrivare fin sopra. Ok, adesso metto da parte e mi devo tagliare le fasce che devo mettere. Allora, interrompo il video per tagliare queste fasce, altrimenti diventa troppo lungo e ho dei problemi a inserirlo nella pagina. Vi faccio vedere dopo che le ho tagliate. Allora, mi sono tagliato due fasce di 7 cm e mezzo l'una e vado alla macchina. Io intanto vi faccio vedere solo un lato, l'altro lato poi lo farò in un secondo momento. Allora, mi conviene iniziare dalla parte di sotto perché io dalla parte sotto mi metto giusta, in caso dovesse mancare qualcosa dalla parte di sopra posso recuperare. Allora, mi apro intanto le cuciture che ho scucito e mi metto la fascia dritto con dritto verso il pantalone. Mi seguo un riferimento e metto praticamente la fascia poggiata senza tirare niente né dal pantalone né dalla fascia, quindi me ne metto belli poggiati e inizio a cucire. Allora, c'è solamente un piccolo problema. Io adesso sto iniziando dalla parte davanti e allora, siccome in questo modo il pantalone sotto diventerà grande, cioè diventerà largo, io dovrò fare una modifica che vi mostrerò tra un po'. In pratica, siccome il pantalone sotto a me andava bene, allora qui dove ho tagliato, mi sto attenta che capiti la tasca nella cucitura. Se vi rendete che è scomoda, fermatevela prima, fermatevela e vado sempre, metto la tasca bella sistemata e poi vado a cucire qui praticamente. Vado a cucire fin sopra. Allora, la parte del cinturino per adesso la lascio perché la devo fare dopo, quindi arrivo fin qui e mi fermo. Allora, dicevo, siccome dalla parte di sotto adesso diventano larghi, allora io che devo fare? Allora, intanto mi scucio la parte di sotto di più. E siccome sto allargando di 6 centimetri circa, allora io di qua mi devo rientrare 3 centimetri da un lato e 3 centimetri dall'altro.
deve uscire come stava. Un attimo che me lo scucio, mi spiego meglio. Allora, siccome a me questa larghezza andava bene e adesso mi sto allargando di 7 centimetri, vabbè di 6 perché poi ci sono le cuciture, allora che faccio? Dalla parte dove devo iniziare, io mi rientro di 3 centimetri da una parte, per esempio qui, e 3 centimetri dall'altra, in modo che quando io metto il pantalone mi tolgo il mio mezzo centimetro più i 3 centimetri. In pratica la cucitura io la devo fare sopra i centimetri che mi sono segnato. Così, magari se volete andare più a sperdere, poi naturalmente prima di tagliare dovete misurare come stanno le cose. La stessa cosa mi devo fare da questa parte, però inizio da sopra a questo punto e vedo dove sono arrivata da questo lato, devo iniziare anche dall'altro, quindi mi piego, mi faccio un piccolo intacco senza esagerare perché altrimenti può allargarsi. E mi vado a cucire l'altro lato mettendo l'intacco giusto dove devo iniziare. Aspetta, vediamo dove ho fatto l'intacco. Eccolo qui. Allora, senza cucire il cinturino ancora, il cinturino lo facciamo dopo. Allora, e mi vado a cucire da sopra tutto come ci vuole, così. Poi sempre mi vado a cucire, apro le cuciture e mi cucio fino sotto, però nel momento in cui arrivo alla metà della gamba, no? Dalla parte del ginocchio, io mi inizio a rientrare, però questa parte non deve cambiare mai misura, solo la parte della gamba. In pratica, io dalla parte della gamba devo fare uscire quei centimetri che sto aggiungendo. Così. Vi faccio vedere dal dritto come è uscito. Vi faccio vedere. Dopo me lo ripasso tutto a tagliacuci. E questo è il mio pantalone allargato dalla parte laterale. Io quando arrivo sotto mi ritrovo il pantalone della misura che avevo prima. In pratica devo stringere il pantalone alla larghezza che stava prima, quindi questi davanti e dietro me li devo rientrare in questo modo. Eccoli qui. I centimetri che ho tolto, cioè che ho messo della pelle, me li ritrovo qui dietro. Eccoli qui. Praticamente la cucitura è perfettamente combaciante con la gamba, ok? E siamo arrivati fin qui. Adesso me lo sorfilo a tagliacuci e poi vi faccio vedere il resto del cinturino. Allora, mi sono sorfilato le mie due parti e adesso vediamo come fare il cinturino. Allora, premetto che questa è una cosa anche per me, diciamo, nuova, quindi devo fare in modo che questo esca come si deve. Quindi io mi giro e mi unisco le mie parti di cinturino. Allora, un attimo, meglio se me lo apro. Non è, cioè lo devo ragionare. Quindi, allora, forse è meglio. Allora, se mi faccio questo unito qui. Allora, in pratica io mi unisco la cucitura con la parte del cinturino e vado fino alla cucitura, continuando la cucitura che ho fatto. Allora, stavo notando che per fare una buona riuscita del cinturino è meglio farlo staccato, perché praticamente facendo tutto unito, non lo posso fare. Quindi,
Io mi sono staccato questo, mi creo i miei due cinturini e faccio questo. Allora, intanto mi taglio la larghezza che ho fatto sotto, quindi mi devo fare questa misura e mi taglio. Me ne serviranno due perché aspetta che questo lo raddrizzo, così mi creo anche l'altro. Allora, e mi unisco prima un lato, naturalmente me lo unisco dall'inizio in modo che mi ritrovo la parte che devo piegare. Unisco prima uno e poi l'altro, sempre allo stesso modo. Mi apro le cuciture e mi unisco questo. Naturalmente bisogna scucire bene, altrimenti le cuciture non si aprono. Ok, allora, poi che devo fare? Intanto mi devo sistemare il cinturino dietro. Allora, questo me lo taglio alla misura giusta e mi faccio la stessa cosa al cinturino dietro. Quindi quello che mi sono tagliato lo devo fare uguale al cinturino dietro. Faccio giusto sempre da una parte. Aspetta che sto sbagliando, dritto con dritto dobbiamo fare, quindi poi mi giro e mi faccio l'altro dritto con dritto. Una volta che mi sono unito questi due pezzi di ecopelle. Aspetta che forse mi devo unire poco altro questo perché è uscito un pochino, cioè non sono andata per bene, quindi non combacia con quello davanti, quindi mi rientro poco. Ok, allora, una volta che ho queste due cuciture fatte, io mi riprendo il cinturino come stava. Allora, questo di sopra mi ripiego dentro e mi faccio questo. Naturalmente piano piano perché sulle ecopelle le macchine a volte non camminano bene, quindi ed è questo. E la stessa cosa mi faccio al cinturino sotto. Mi piego la parte di sotto, magari se ve la mettete con gli spilli è meglio. Ok? Mi piego questa parte in questo modo e dal dritto la stessa cosa. Mi metto dove è scucito il punto, mi metto, lo piego e mi faccio la stessa cucitura che c'era. Vado piano piano perché adesso la pelle non cammina per bene. Diciamo che avrei dovuto tagliare un pochino il tessuto che ho fatto lasciare dentro, quindi ed è questo. No, non mi ha cucito perché si è consumato il cotone sotto. Mi sto ripetendo la stessa impuntura perché non aveva cucito. Ok, ed è questo. La pelle è un pochino particolare anche per la mia macchina, quindi mi ripeto la cucitura di qua che non ha cucito. Diciamo che il mio pantalone è fatto. Poi naturalmente mi devo fare la cucitura sotto, il bordino che già c'era, e il pantalone è finito. Quando lo finisco, magari se mi va, ve lo faccio vedere.